tema, queste assunzioni, persone che ci hanno creduto, perché chi decide di abilitarsi, spendere 2.000, 2.500, 3.000 euro solamente per iscriversi ad un'università, solamente per poter coronare il sogno di una vita, quello di insegnare, e poi vedersi cambiare le carte in tavola così all'improvviso, solamente perché bisogna rincorrere le elezioni, perché io sono sicuro che se non ci fossero state le elezioni a questo maggio, probabilmente a settembre ci sarebbe stato di nuovo supplenze su supplenze, ma bisogna dire abbiamo assunto, abbiamo stabilizzato, finalmente non ci sono più precari. Naturalmente sono tutte balle, però si gioca con la pelle di queste persone, delle persone che semplicemente vogliono fare una cosa, mettersi a Grazie. disposizione dello Stato per insegnare. Grazie. Grazie. Scritto a parlare il deputato Toninelli, prego, ne ha facoltà. Sì, la ringrazio Presidente. Io mi rivolgo soprattutto a quei cittadini che stanno seguendo questi lavori d'aula, affermando che oltre agli squilibri delle competenze, delle materie a cui presenti nei nuovi, in quelle che saranno le poche nuove assunzioni, c'è un altro fattore che deve essere chiaramente spiegato. E tutto risale al 26 novembre del 2014, quella prova, quella sentenza della Corte di Giustizia europea con cui viene condannata l'Italia a trasformare i contratti dei precari della scuola appunto da precari in contratti a tempo indeterminato. Quella cosa che oggi invece il Presidente del Consiglio, da buon direttore marketing, sta invece vendendo come un'iniziativa governativa, come se fosse il piano di assunzioni più importante della storia repubblicana. Qua di importante c'è solo la faccia tosta di questo signore che in realtà non sta facendo altro che adempiere a quello che deve, cioè ad una sentenza della Corte di Giustizia che condanna il Grazie. nostro Paese ad assumere chi doveva essere assunto a Grazie, tempo onorevole indeterminato. Toninelli. Grazie. Scritto a parlare il deputato Duva, prego. Grazie Presidente. Come stiamo reclutando questi insegnanti? Come è previsto? È una cosa incredibile, divide e timpera, direi, perché sembra proprio che qui per poter andare avanti, per portare avanti questa tirannide, non si fa altro che cercare di creare battaglie tra i vari docenti. La proposta che portiamo avanti noi come Movimento 5 Stelle è molto, ma molto più equa, perché è un piano pluriennale. Si comincia ad assumere qualcuno adesso, con le GAE, gli abilitati, ma poi si prevedono dei concorsi per gli anni successivi, 5 anni adesso e poi si va avanti. È una cosa molto più sensata. Perché non la vogliamo portare avanti tutti assieme? Noi siamo aperti al dialogo, siamo qui apposta. Voi volete semplicemente dirci no, dire no a tutto quanto, e questa qui è una cosa folle. Tra l'altro ci ritroviamo nella situazione assurda in cui ci sono persone abilitate per un insegnamento che vanno a insegnare altre cose. Questa qui è una cosa dannosa, lo dico da chimico, perché sinceramente già danni ci sono adesso di persone che insegnano.